E benvenuti ragazzi in questo nuovo video, noi siamo i Brothers. Ho sentito un rumore bruttissimo. Oggi siamo su un video non originale. Molto particolare però. Però è particolare. Vogliamo staccarci ulteriormente dai gameplay, fare sempre cose più stupide e belle. Allora, mi è venuto adesso proprio, in questo momento. Sì, stavamo per registrare un altro video in realtà, però. Un'idea particolare. Allora, visto che io e Matt abbiamo tipo 21 anni e 19. 21, 19. E non abbiamo ancora la patente. Che bello essere realizzati a 20 anni, avere le ambizioni nella vita. Ti ho detto, ma se due persone che non hanno la patente non hanno mai aperto un libro, esatto, della patente, facessero un quiz della patente, quanti insulti riceverebbero nei commenti? Quanti dislike? Quanti disiscritti? Ma soprattutto scrivete qui sotto il vostro insulto preferito da recarci a noi. Seri, cioè noi facciamo dei ragionamenti che non saranno mai giusti. Però nella vita io ho già barato, nel senso che quando la mia ragazza c'ha la patente, diciamo, cioè lei leggeva, io magari sbirciavo, ha provato a farmi fare un test ed è stato l'unico test che ho provato a fare. In realtà non so un capo comunque, purtroppo, però. Iniziamo questo test. Allora, passate in descrizione per tutti i social, playlist. Via con la prima domanda. Il delineatore raffigurato indica una strada chiusa per lavori in corso. Falso. Falso. Perché, vabbè. Non stare qui a tergiversare. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio in figura, i veicoli debbono... Che mio, ma italiano. Di matematica. H-A-F-L, quindi prima deve passare la H, poi la F, poi la A. H-A. Poi la L, poi la F. Vero. Aspetta. Perché? In teoria mi hanno detto che, penso, tu devi avere sempre la sinistra libera. Quindi la H, la sinistra ce l'ha libera. Però la A no, perché c'è la F. Falso. Porco. Madonna, quanti insulti. Raga, è figo... La figura è bianca. La sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per le persone invalide comporta, fra l'altro, la sotterrazione di... La sotterrazione del disabile. La sottrazione di punti della patente. La sosta negli spazi... Vabbè, certo, comunque è certo. Non c'è l'immagine. Almeno questa, voglio dire. In presenza del segnale raffigurato... A me sembra sempre un omino con la mano... Una mano monca. Un omino strano. In presenza del segnale raffigurato bisogna usare prudenza... Perché ci si sta avvicinando ad un incrocio. In realtà no, te lo svelo e te lo spiego subito. Questa freccettina grossa in realtà è la strada principale. E a destra vuol dire che a destra c'è una piccola stradina secondaria che si mette in quella principale. Quindi questa è falsa. Il limite massimo di velocità consentito su qualsiasi autostrada è di 50... No, falso. Ogni autostrada ha la sua. La striscia bianca trasversale... Aspetta, che devo... Trasversale. La striscia bianca trasversale in figura... In figura indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del segnale fermarsi e dare precedenza allo stop. Allora, sì, è vero. Secondo me stop. Sì. Cioè, vero. Vero. Cioè, con immagini sì o no? Ma infatti non. Quando leggo io non c'è l'immagine. Nel caso di intersezione a distanza inferiore a 50 metri, mica già mi son pe. Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto dietro al veicolo nella posizione più idonea. Sì, vero. Vero. Alcune cose. Nei veicoli dotati di airbag con comando disabilitazione, tranne le Fiat Panda, prima di sistemare sul sedile anteriore un seggiolino per i bambini bisogna disattivare. È vero. Ma va? Perché se c'è l'airbag lo schiaccia il bambino. Cioè, perché loro ce l'hanno già l'airbag, diciamo, che sono sul seggiolino e c'hanno. Insulti le a lui, eh? No, me l'ha detto la mia ragazza. Casomai insulti a mia ragazza. No, non è vero. Il segnale raffigurato consente. Oh, c'è un'immagine, eh? Cazzo. Il segnale raffigurato consente di sorpassare a sinistra? No. Questa è tipo no, una curva. Durante la guida è consentito utilizzare il cellulare per comporre SMS. Certo, raga, sempre, raga, sempre. Guidate col senza telefono cintura. In mano, chiamate e bevete, soprattutto poi. Non è vero. Il segnale raffigurato A indica che svoltando nel senso della freccia, la sosta è consentita solo a sinistra. Assolutamente no. Falso, raga. Perché indica una strada, penso. No, tocca a te. Il segnale A integrato con il pannello con il pannello B preannuncia la possibilità di formazione del ghiaccio. Penso di sì. Sì, perché c'è il pericolo di ghiacciamento della strada. Io non ho mai visto un cartello col ghiaccio, però. Secondo me era falso, perché non esiste. Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di autovetture che non sono in grado di sviluppare per costruzione la velocità in piano almeno 80 km. Non ho capito. Mi sono confuso a autostrade e mi sono confuso subito. Ma falso, no. Ma che cos'è? Non lo so. Soccorrere subito un ferito della strada può evitare che subisca ulteriori danni fisici, vero.
In teoria sì, però sai che non so se puoi scendere dalla macchina. Però vabbè. Vero. In caso muore al massimo. Oh, non ci sono più immagini. Quando si vuole cambiare direzione è obbligatorio fare uso delle segnalazioni acustiche. Clacson, ma che cazzo? Clacson o trombe? No, è la freccia di no. Si sei in bici, sì, ma... Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare particolare prudenza per la presenza di pale meccaniche in movimento. Penso di sì. Sì, cioè nel senso che ci sono... Ah. La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando... si sia prestato soccorso alla vittima. Che cazzo vuol dire al sinistro stradale? È esclusa. Cioè noi non possiamo fare il test della patente perché non sappiamo neanche lei. Falso. In caso di pioggia occorre aumentare la distanza di sicurezza. Vero. Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito della carta di circolazione. Vedi tu. Adottando uno stile di guida che limiti i consumi di carburante, come fai? È possibile ridurre l'inquinamento. Ma non, falso. Non si può fare sta roba. Il limite massimo di velocità per autocarro di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate sull'autostrada è di 120. No. Ma non ci arriva a 70-80. No, ci arriva, ma secondo me 120 è troppo. Il segnale raffigurato obbliga a mantenere la distanza minimo di sicurezza di 30 metri. No, falso. È la velocità quella. No. Sì? Non blu. Ah, è vero. È bianca, però bianca e rossa. Quello lì era quella che stanno appiccicati ai carri. Ho sbagliato. Il postino durante l'attività lavorativa non ha l'obbligo di agganciare la cintura di sicurezza. Ma che cazzo? Falso. In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli a braccia. No, comunque, perché vuol dire che allora la macchina nera va verso dritto, fai finta, quella va rossa va verso dritto, va verso dietro, quindi è falso perché non puoi superare, sennò andresti contro mano. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, il veicolo E transita per primo. Sì, perché è da solo. Ah, l'unico sì, che ha la sinistra libera. Io sono fissato di sta cosa, sarà sbagliata. Penso di sì. La manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra. Se il conducente del veicolo sorpassa da sorpassare ha segnalato l'intenzione di voler svoltare a sinistra. Sì, è vero. Perché se lui svolta a sinistra tu vai a destra. Quando si deve far salire o scendere un passeggero dal veicolo, bisogna aprire la portiera solamente quando non si causa pericolo agli altri utenti, attenzione, della strada. Vero. Abbiamo comunque il tempo, adesso ve lo zoom, abbiamo il tempo. Non funziona. Il conducente deve fermarsi quando un pedone non vedente con il bastone bianco si accinge ad attraversare la strada, evitando di frenare bruscamente per non spaventarlo. Ma in teoria loro ci hanno i semafori fatti apposta. È falso. Perché il semaforo è collegato a quel sensore lì, quindi il non vedente e l'autista sanno quando devono partire o no. Il segnale raffigurato è obbligatorio sulle strade extraurbane. Penso di... Un semaforo. Cioè, attenzione, nelle semaforo. Strade super trafficate, in teoria, un semaforo. Vero! Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione. Che cazzo. Ambalavacci ciccocco. Falso. Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte, come in figura, possiamo attraversare l'incrocio, ma usando prudenza. Assolutamente no. Eh no, perché lui è anche in mezzo all'incrocio. Cioè, o lo investi, allora dici, va bene, è vero. Il veicolo rappresentato in figura può svoltare a sinistra rimanendo nella stessa corsia. Sì, perché l'altra strada è per gli altri, sì. Chi intende cambiare corsia deve segnalare la manovra in anticipo tramite l'indicatore di direzione. Giusto, le frecce. Solo infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, braccia e gambe, con fuoriuscita di osso. Bisogna cercare di riposizionarlo nei tessuti. Ma anche no, cioè non penso proprio che... Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, il certificato di assicurazione del veicolo. È normale. La distanza di sicurezza deve essere almeno di 100 metri in caso di forte pioggia. Non credo proprio. No, 100 metri è troppo. 100 metri sono tantissimi. In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci, abbiamo la precedenza se il semaforo... Aspetta. È luce rossa. L'ho detto giusto. Ma l'agente del traffico ci ordina di passare. Falso, anche perché qua non c'è il segnale del cazzo. Il rispetto della distanza di sicurezza è commisurato anche alla potenza del motore, no? Perché uno può avere... Ah, infatti. Il conducente che intende effettuare il sorpasso ha l'obbligo di azionare il segnale acustico. Il clacson. Sì, ma penso che sia falso. L'uso delle luci anabbaglianti è obbligatorio quando si sorpassa un'auto della polizia. Anabbaglianti, quindi non abbaglianti. No, ma in teoria tu non sorpassi l'auto della polizia. Appunto. Falso. Ti caghi in mano. Signori, siamo arrivati al... L'ultima domanda. No, fatto. Dobbiamo vedere quanto abbiamo fatto. Se Matt e Fede... o Defe possono avere la patente, e se risulta un buon punteggio datecela subito. No, a me no. 1, 2, 3, ah, 9 errori bocciati. Vediamo quali abbiamo sbagliato.
Allora, abbiamo sbagliato la 2. Vabbè, questa era un casino. 4. Ma come? E meno male che mi sono fidato. Poi la 13 mi ha sbagliato sull'autostrada extraurbana, bla 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 bla. 20. Adottando uno stile di guida con limiti consumi di carburante possibile ridurre l'inquinamento. Ah, era vero. Ah, perché forse dice tu ti compri la macchina da 50.000 euro che non consuma, che non inquina. Però tu non ce li hai 50.000 euro, quindi non puoi farlo. Significa che ah, tu ma o sai, guidi più veloce. Devi guidare sempre, cioè, in teoria, meno marce scali o che il cazzo è. Andate a fare. Meno in presenza del segnale raffigurato così. Ah, ok, quindi si può fare. Era vero. 28. Il conducente deve fermarsi quando un pedone non vedente, era vero. Vabbè. 30. Il segnale raffigurato è questa non la sapevamo. Prescrizione. Barba cicico coce. Mai nella vita. E giustamente 50 e 50. Scusa, questo. Vabbè, investite i vigili quando li vedete in mezzo alla strada, con le braccia aperte. E poi questo. Vabbè. Vabbè, dai, non è andata malissimo, forse. Fra. Più o meno. Ti bocciano con 5 errori. Con 3 forse. No, con 4 vieni bocciato, mi sembra. Infatti. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Scriveteci nei commenti i vostri insulti, perché probabilmente ce ne saranno. Se avete la patente, se no, se la state facendo. Diteci se vi è piaciuto questo video. Se vi è piaciuto molto video. Particolare e molto interessante. Passate dai social in descrizione e da tutte le playlist che vi lasciamo. E alla prossima!